Diciamo che tutte le nostre denunce, fatti in questi anni, perché ormai sono passati anni, non sono mai state veramente prese in considerazione. Oramai sono anni che si conosce la situazione sotto il cavalcavigli in tutte le vie del quartiere. Lo spaccio si è addirittura allargato, creando ancora più disagi ai cittadini e degrado in zona. I residenti si chiedono dove siano finiti il pugno duro e i controlli a tappeto promessi tanto dall'amministrazione di sinistra. Non c'è stato nessun intervento organico, il comune si è di fatto sottomesso al traffico di droga. A Rogoredo oramai sono centinaia i tossicodipendenti che affollano ogni angolo, molti tra l'altro giovanissime. Non esistono presidi fisici delle forze dell'ordine e della polizia locale che di fatto diano sicurezza al quartiere, nonostante le tantissime richieste. È incredibile aver abbandonato così i residenti, lasciando che quindi la criminalità faccia affari milionari nel silenzio dell'amministrazione. Il sindaco deve dire chiaramente che cosa intende fare. Ormai anche il blitz che c'è stato è solo un ricordo. E la paura è tantissima, basta fare 2 metri per capire immediatamente quello che accade, quello che la droga sta portando lì. Ricordiamoci anche che esistono immobili comunali occupati abusivamente dai tossici. Io stessa ho fatto un sopralluogo lì e sono stata rincorsa da uno spacciatore con un martello in mano, perché mi ero permessa di verificare il fatto che lui occupasse abusivamente uno dei tanti immobili, in questo caso parlo dell'ex chimici, vicino al boschetto. Lì oramai hanno diciamo, dove andare a dormire e dove andare a lavorare, perché per gli spacciatori ovviamente vendere droga è un lavoro. Lo spaccio arriva anche ovviamente nell'intero quartiere, le persone si drogano non solo nel boschetto ma anche negli androni dei palazzi, l'insicurezza è tanta, i furti anche, insomma le persone hanno paura e il comune non fa assolutamente nulla.